Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Soul Society Italia. Dopo quasi più di un anno, ragazzi, ritorniamo con la rubrica delle analisi dei personaggi di Bleach. La mia rubrica preferita personalmente su questo canale e in teoria anche la vostra rubrica preferita, perché giustamente negli ultimi mesi, ragazzi, mi avete chiesto anche in direct sulla pagina Instagram Bleach Italian Fanpage di ritornare a fare video analisi sui personaggi dell'opera che ci piace di più, Bleach. E quindi ragazzi, ritorniamo. Ovviamente io i personaggi che voi avevate scelto nei sondaggi li ho salvati, li ho memorizzati e il personaggio che volevate come soggetto della prima analisi in questo ritorno della rubrica è Renji Abarai, un personaggio importantissimo che io personalmente amo molto all'interno della storia di Bleach. Ma prima di cominciare volevo rubarvi soltanto altri 30 secondi per invitarvi a iscrivervi al canale, perché sì, ragazzi, in attesa della terza stagione della sanguinosa guerra dei mille anni, spero che questo canale cresca sempre di più, perché dobbiamo commentare le puntate tutti insieme, dobbiamo rimanere uniti in questo periodo di pausa per Bleach. Vi invito a seguire la pagina Bleach Italian Fanpage e se volete, qui in descrizione c'è anche il canale YouTube della mia band. Quest'estate uscirà il prossimo singolo e a fine anno il primo disco. Quindi ragazzi, se volete sostenermi anche in quest'altro progetto, vi invito ad iscrivervi, tanto a voi non costa nulla, ma a me importa tantissimo. Detto ciò, ragazzi, Renji Abarai. Che bello parlare di lui perché è un personaggio su cui ho parecchie cose da dire. Come sempre in questo format noi analizzeremo la storia del personaggio, le sue abilità e faremo quindi delle considerazioni personali, anche in ottica della scrittura di Kubo, sull'evoluzione che ha voluto dare a questo personaggio in particolare, e cerchiamo quindi di rispondere anche a molti quesiti che girano intorno a questo grande e importante personaggio. Perché sì, ragazzi, in realtà Renji Abarai, soprattutto nella prima parte del manga, nel primo anime di Bleach, ha subito un po' quello che io chiamo il fattore Yamcha. Yamcha di Dragon Ball, ovviamente. Perché vi dico questo? Perché innanzitutto penso che non sia l'unico che ci vede dei parallelismi con questo personaggio anche a livello puramente estetico. È un personaggio estremamente figo esteticamente, è un personaggio molto cazzuto, con questi tatuaggi, questi capelli lunghi raccolti. Renji oggettivamente come character design, ragazzi, è un figo incredibile. È veramente uno dei personaggi, secondo me, disegnati meglio anche all'interno del look, no? Che Kubo ha disegnato nei personaggi. È uno dei migliori, senza dubbio. Su questo è veramente un figo. E io penso la stessa cosa di Yamcha in Dragon Ball. È probabilmente uno dei miei personaggi preferiti per quanto riguarda l'estetica. Le cose che accomunano i due personaggi, voglio fare questo parallelismo molto interessante, è che è effettivamente il primo nemico di una certa importanza del protagonista, che poi ovviamente passa dalla parte dei buoni, il primo a fare questo change di fazione per l'appunto in entrambe le opere, che però purtroppo non avrà mai poi quel momento di gloria, soprattutto per quanto riguarda le scene di combattimento all'interno dell'opera. Ora, Renji si differenzierà in questo parallelismo semicomico con Yamcha che ho voluto fare, che però secondo me rende molto bene l'idea. Perché sì, ragazzi, Renji è un personaggio che è amato e odiato molto all'interno del fandom. E in questo video io cercherò di convertire coloro che non amano Renji, dandogli magari un punto di vista differente da analizzare, e cercherò invece di approfondire ancora di più il personaggio con con le persone che appunto adorano questo personaggio. E se mi avete chiesto di fare questo video con lui di partenza, secondo me è un personaggio che piace molto ai fan di Bleach. Quindi parliamo inizialmente della storia di Renji Abarai, della sua evoluzione come personaggio. Tite Kubo, tra l'altro, ha dato molti flashback, ha disegnato molte storie passate di Rookie e Renji, del loro rapporto e via dicendo. Quindi abbiamo anche molto materiale di cui parlare per quanto riguarda la sua storia. Allora, Renji nasce in uno dei distretti più poveri del Rukonga nella Soul Society ed è da sempre, ovviamente, stato un ragazzino costretto a vivere nella povertà, costretto a vivere nella violenza e nella sofferenza. E uno dei flashback più belli di Bleach, ragazzi, è proprio quello che riguarda la nascita del rapporto tra Renji e Rukia. Perché questi due bambini del tempo molto poveri vivevano per l'appunto in un villaggio davvero, davvero ai margini della società
E la cosa estremamente romantica di quelle puntate lì in cui ci veniva raccontato per l'appunto questa storia era che loro, insieme ad altri amici, ad altri bambini in questo semi-orfanatrofio pieno di randaggi per l'appunto, e che si era sviluppata una vera e propria amicizia, un vero e proprio amore, si era creata una famiglia. E il percorso di sofferenza e di dolore parte da qui, per quanto riguarda sia il personaggio di Rukia che il personaggio di Renji Abarai. Perché in un certo senso nel loro gruppo di amici Rukia ha sempre rappresentato un po' la luce di speranza. La sua bellezza come personaggio, come guida in un certo senso di Rukia, ha sempre avuto in Renji il faro guida nella sua esistenza. Faro che a un certo punto si interromperà e Renji per l'appunto non ha visto più la sua luce, la sua guida, ed è quello un passaggio importantissimo nell'evoluzione del personaggio di Renji. In realtà una delle scene più strazianti, che Kubo ce la mette in scena anche in maniera molto drastica, è quando lui ci fa vedere questo amore, questa famiglia, questo villaggio di ragazzini che si divertono insieme nonostante il mondo di merda che li circondava. E nonostante quella sofferenza, nonostante quella povertà, Renji e Rukia avevano effettivamente trovato una famiglia che non hanno mai avuto in quel mondo così povero e sporco. Purtroppo però quel mondo crudele ha portato via tutti gli amici di Rukia e Renji, e c'è quella scena in particolare in cui vediamo il time skip in cui per l'appunto da bambini Renji e Rukia salgono ormai ragazzi su questa collina al tramonto e decidono di arruolarsi al Gotei 13 per cambiare le loro vite, per cambiare i loro destini. Bene, vediamo questa scena di loro molto convinti di ciò con le tombe dei loro cari amici, ed è una scena tristissima. Perché poi Rukia e Renji per l'appunto hanno deciso di arruolarsi al Gotei 13 non soltanto perché volevano cambiare la loro vita, ma anche perché si erano resi conto che loro, rispetto agli altri abitanti del villaggio, avevano una potenzialità per l'appunto a livello di anima, di forza, di energia estremamente elevata. Di conseguenza già Rukia e Renji da piccoli si erano resi conto che avevano un reiatsu estremamente elevato rispetto agli altri. La storia di Rukia e Renji proseguirà per l'appunto nell'accademia, in cui però quest'ultimo dovrà scontrarsi con un'altra problematica sociale, che è quella del razzismo in un certo senso, del fatto che Renji veniva considerato un cane randagio in mezzo a tutti quegli shinigami novelli che venivano magari da casate nobili o da rango sociale molto più alti, di villaggi benestanti rispetto a quello in cui veniva per l'appunto Renji. Ed è veramente una critica alla società, ragazzi, tutto quel flashback che riguarda la storia di Renji che Kubo ci ha voluto raccontare, perché nonostante Renji fosse molto coraggioso, fosse molto propenso anche con un'ottima entusiasmo di affrontare questo percorso, veniva sempre deriso da tutti quanti, dai professori e dai suoi compagni di corso, per i suoi modi estremamente genuini, estremamente rozzi in un certo punto di vista, ma mai antipatici o maleducati. E questa, ragazzi, è una considerazione molto attuale per quanto riguarda la società anche nostra, se è per questo, nell'accademia, nell'università e via dicendo, nella nostra vita. Però in questo viaggio all'interno dell'università Renji conoscerà anche nuovi amici, tra cui Inamori e Kira e Zuru soprattutto, che per l'appunto il destino ha unito parecchie volte, no? Questi tre personaggi per l'appunto andranno poi rispettivamente sotto il comando di Aizen, di Gin Ichimaru, e per l'appunto Aizen nel suo piano malefico si era allontanato Renji. Se vi ricordate, Renji Abarai prima di entrare nella sesta passò prima dalla quinta sotto Aizen e poi all'undicesima da Zaraki, perché Aizen si era reso conto che Renji in realtà era un personaggio estremamente intelligente e quindi in un certo senso ha avuto paura di lui. Questa è una cosa anche molto interessante. Uno pensa a Renji come un cane randagio, molto impulsivo, anche molto stupido, ma non è così. Renji è una persona molto istintiva e molto intelligente. Addirittura Aizen lo ha allontanato perché lo aveva considerato una pedina molto difficile da controllare, ragazzi, eh? Tenete a mente questa cosa. Detto ciò, Renji, nonostante tutte le difficoltà in infanzia, le difficoltà in accademia, riusciva in un certo senso a dimostrarsi un uomo, uno shinigami forte in potenza, perché aveva dalla sua parte Rukia, per cui è ovvio, provava un amore infinito
aveva conosciuto dei nuovi compagni di viaggio, come vi ho detto prima, Kira, Inamori e via dicendo, il suo senpai Isagi Shuei, ma purtroppo il momento critico, il punto di svolta nella vita di Rukia Renji è quando Byakuya, alla ricerca della sorella della sua defunta moglie Isana, si imbatte per l'appunto in Rukia, riesce a trovarla e il clan Kuchiki decide di adottarla. E qui, ragazzi, inizia la divergenza nelle storie di Rukia e Renji ha sofferto tantissimo per questo. E tutto il percorso che lui ha fatto successivamente a questo momento è stato di avvicinarsi a Byakuya Kuchiki, che ha visto in un certo senso come il nemico che aveva portato via la sua guida, il suo faro, il suo amore, la sua compagna di avventure d'infanzia, via, lontano. E purtroppo il clan Kuchiki ha amplificato con la differenza sociale le sorti di Rukia Renji, ha allontanato i due personaggi, perché anche poi dopo, quando sono entrati rispettivamente nel Gotei 13, non si sono più frequentati come si frequentavano prima. Ed è in questo gap che noi dobbiamo spiegarci poi l'atteggiamento che Renji ha la prima volta che appare nella serie, perché noi quando vediamo Renji, ragazzi, ci sembra effettivamente un bel villain tosto che ha anche degli atteggiamenti estremamente aggressivi nei confronti di Rukia e ovviamente nei confronti di Ichigo. Ma in quel momento, ragazzi, Renji era completamente fuori di testa, perché dentro di lui si stava ingigantendo un sentimento di rancore, un sentimento di odio, ma nei suoi confronti, che riversava all'esterno con rabbia per la delusione nei confronti di Rukia. Rukia, dopo essere stata condannata per ciò che aveva fatto con Ichigo, aver prestato i poteri Shinigami e via dicendo, noi adesso sappiamo che era tutto un piano di Aizen, però Renji in un certo senso in quel momento si è arrabbiato con Rukia, perché diceva: tu come hai potuto fare una cosa del genere? Tu sei stata salvata dal clan Kuchiki, sei diventato un membro importantissimo all'interno del Gotei 13 e tu hai rovinato tutto quanto per dare dei poteri a un semplice essere umano. Renji, ragazzi, non ci stava capendo più niente in quel momento e lui riversa tutta la sua gelosia e la sua invidia anche nei confronti del protagonista Ichigo. Protagonista Ichigo che, per l'appunto, cambierà per sempre le sorti della sua vita. Perché quando vediamo Renji per la prima volta nell'arco del Sussudo Shinigami, quando quasi perderà contro Ichigo per un attimo, lì, ragazzi, Renji era un personaggio completamente distrutto nell'anima e tutta la parte peggiore di se stesso usciva fuori. E anche nella saga della Soul Society lui ricercherà in Ichigo un po' il capro espiatorio. Lui si sfogherà con Ichigo, sfogherà tutta la sua violenza e il suo rancore semplicemente per colmare quel vuoto che lui aveva dentro. E quando nello scontro con Ichigo, ragazzi, che è uno dei miei preferiti per vari motivi, sia perché è uno degli scontri più crudi, più sanguinolenti, se ci pensate, di Bleach, erano un po' i combattimenti che contraddistinguevano la prima parte dell'anime di Bleach, perché si combatteva molto più a spadate e meno a colpi di reiazzo, se ci pensate. Quella violenza, quel sangue fa da il campo di battaglia di una concezione che si scontra, ovvero quella di Ichigo: io salverò Rukia perché lei mi ha salvato la vita e mi metterò il mondo contro, non importa se sono tutti più forti di me. È bellissima la frase che Ichigo dice a Renji: ci saranno 12 tenenti, ci saranno 12 capitani, io li affronterò tutti e 24 pur di salvare Rukia. Renji invece, che voleva la stessa cosa, Renji voleva salvare Rukia, si è arreso in partenza, perché veniva da una concezione del mondo così triste, un mondo che lo aveva tradito così tante volte, che si era arreso. Ed una delle frasi più belle che Kubo dice sul personaggio di Renji, anche nella frase di apertura del volume che lo riguarda, è proprio questa: darò fuoco a queste zanne che non possono raggiungere, così da non vedere quella stella, così da non dover tagliare questa gola. Me la sono scritta. Questa frase è impostata un po' stranuccio in italiano, soprattutto con la traduzione, ma quello che ci vuole dire è che Renji voleva dar fuoco alle sue zanne perché non voleva più vedere quella stella, e non dover tagliare questa gola è proprio il suicidio, ragazzi, perché Renji si era arreso. Renji si era arreso, non voleva più vedere quella stella, non voleva vedere più il suo obiettivo, perché non aveva più la forza per raggiungere quell'obiettivo. E infatti Renji,
alla fine della puntata, nello scontro con Ichigo, dice un'altra frase bellissima che è questa qui: io non faccio altro che ululare alle stelle senza avere il fegato di andargli incontro. Ragazzi, è una delle frasi più belle di Bleach questa qui, perché Renji, se ci pensate, si è sempre paragonato a un cane randagio, a una bestia randagia che non fa altro che ululare in solitaria il proprio dolore alle stelle senza avere il coraggio di affrontare le stelle. Di affrontare però cosa? Cos'è che Kubo vuole farci capire con questa metafora delle stelle e del randagio? Che il divario che si era creato tra lui e Rukia era come quella di un cane e un cielo stellato, un divario irraggiungibile. Divario che invece Ichigo ha osato sfidare. Ed è per questo motivo che, grazie al nostro protagonista, che Renji ha aperto gli occhi. Ichigo, come sempre, salva le persone. E nei suoi scontri i nemici vengono salvati da Ichigo. È questa la cosa più bella del nostro protagonista. Renji, dopo il suo scontro quasi mortale con Ichigo, aprirà gli occhi e troverà la forza e il coraggio per rompere quel divario e salvare la sua amata Rukia. Ovviamente andando incontro alla sorte che lo porterà a combattere con Byakuya Kuchiki, il suo capitano, il suo mentore nemico. Anche l'evoluzione, ragazzi, che avrà non solo con Rukia e Ichigo, ma anche quella con Byakuya, è bellissima nel percorso di Renji, se ci pensate. Purtroppo Renji si allenerà insieme a Ichigo per l'acquisizione di un bankai estremamente incompleto e, nonostante nello scontro con Byakuya lui riesca addirittura a mettere in ginocchio il suo capitano, purtroppo, ragazzi, non c'era proprio competizione. Byakuya vincerà quello scontro. Ma quello scontro quanto cazzo è bello, soprattutto sul finale quando Renji esplode dalle lame del bankai di Byakuya. Renji si è guadagnato addirittura l'onore di essere sconfitto dal bankai di Byakuya Kuchiki, che poche volte aveva utilizzato in battaglia. E Byakuya getterà il nastro bianco in segno di rispetto al suo tenente che si era opposto a lui, in sacrificio in un certo senso al suo stesso ideale di guerra, ovvero quello di voler opporsi a questa società che aveva condannato la sua cara amica Rukia alla morte. Destino poi che tra l'altro combacerà anche con quello di Byakuya, perché Ichigo cambierà la sorte della Soul Society e cambierà soprattutto il personaggio di Byakuya Kuchiki. Questi sono tutti personaggi poi che saranno importanti appunto nella storia di Ichigo, perché ameranno Ichigo per un motivo o per un altro. Ichigo Kurosaki ha cambiato le sorti di questi personaggi. E ora torniamo un attimo al discorso che abbiamo affrontato all'inizio video, perché Renji viene sempre schifato da tutti quanti in battaglia. Renji è scarso, Renji è scarso. Renji è un tenente, ma è scarso. Ha un bankai che è scarso. Allora, le spiegazioni che posso darvi per questa cosa sono due. Se ci pensate, lui si è dovuto, per fini di trama, scontrare con il protagonista della storia e scontrare con il nemico principale della prima saga della storia, Ichigo e Byakuya. Renji non poteva battere quei personaggi, quindi il fatto che Kubo lo abbia utilizzato come personaggio importantissimo, quasi protagonista in questa saga, è per valorizzarlo a livello umano, per fargli fare un percorso evolutivo da personaggio, non per far vedere quanto è forte, perché Renji in realtà era molto più forte di tanti altri tenenti del suo livello. Ma è chiaro, si è scontrato con Ichigo, con il cazzo di Byakuya e poi con Aizen sulla collina, quindi come poteva avere il suo momento di gloria in quel momento? Nella saga degli Arrancar, lui si scontrerà con il Ford Grenza, Karakura e prenderà tanti cazzottoni da quel personaggio, finché per l'appunto poi il blocco, il sigillo dei poteri non si libera e Renji in realtà lo sconfigge anche con una banalità, cioè con un colpo solo. È pur vero che lo aveva preso alla sprovvista, però c'è quel momento in cui arriva Uhuru che scassa di botte il Ford Grenza e ci fa sembrare Renji quasi una nullità. Quindi la gestione di questi scontri, che effettivamente, ragazzi, lo penalizzano tantissimo. Se ci pensate, dall'inizio della storia fino alla saga di Aizen, Renji vince solo una battaglia contro un Arrancar che non è nemmeno un'espada, cioè il Ford Grenza. Ed è, come dicevo prima, la commistione di due motivi. La prima è la sfiga, perché Kubo gli ha fatto sempre incontrare i personaggi peggiori di ogni saga, ovvero il protagonista, il nemico più forte della Soul Society, che era Byakuya in quel momento, ok? Aizen. Dopodiché
All'interno di Lasnoges, Renji è l'unico che si becca un'espada, insieme a Rukia, nel gruppo di Ichigo. Rukia si becca Aroniro e quasi ci rimette le penne per sconfiggerlo. Renji si becca Zai e Laporro, che per me è uno degli spada più forti, più temibili rispetto ad altri, se poi consideriamo che Renji combatte in maniera molto simile ad Ichigo, non è che abbia chissà quante tecniche. Mentre Laporro, ragazzi, è una spada terrificante che ha miliardi di modi per farti fuori nella maniera più terrificante del mondo. Quindi, cazzo, povero Renji da una parte, perché sicuramente lui sarebbe stato in grado di sconfiggere i Privaron Spada o altre Fraction dell'esercito di Aizen, solo che Kubo non gli ha mai dato dei nemici un po' alla sua altezza, ma sempre un po' più forti, ecco, diciamo così. Secondo aspetto è invece che l'anime ci calca molto di più la mano rispetto al manga. Cioè, Renji nei filler, ma non solo nei filler intesi come saghe, ma nelle scene ampliate, tipo ci sono durante la saga di Aizen, ad esempio, alla Lasnoges, delle parti in cui lui sconfigge degli Hollo semplici, addirittura quell'Hollo della sabbia, cioè quella roba lì, ragazzi, ci fa veramente sembrare Renji un coglione. Cioè, sembra come che nell'anime, quando devono mettere delle scene inutili di combattimento con personaggi scarsi, Renji deve essere sempre lì a fare lo scemo insieme a Chad, cioè alla pari di Chad, che è comunque un essere umano, cazzo. Quindi dunque capisco che le persone abbiano, soprattutto nella prima parte del manga, questo astio nei confronti dei poteri di Renji, che effettivamente non ha mai avuto modo di brillare in battaglia. Per queste due motivazioni, la prima è la sfiga e la seconda che il manga è un po' meglio rispetto all'anime, che invece calca molto la mano a farci sembrare Renji uno scarsone. E se ci pensate, sì raga, fattore sfiga, cioè lui si becca anche Yami e spada numero 0, cazzo, dopo, cioè non gliene va bene una, capito? Quindi da una parte però, rispetto allo Yamka che viene proprio abbandonato da Kubo, in realtà Renji avrà una sua rivincita sia a livello di forza, sia sul campo di battaglia, sia che come personaggio stesso, perché andrà incontro a un'evoluzione bellissima che in parte stiamo vedendo già con le nuove puntate della Sanguinosa Guerra di Mille Anni. Però adesso ci arriviamo, volevo finire prima quel discorso che avevo cominciato sul personaggio. Renji, infatti, ragazzi, è vero, se nella prima parte del manga sul campo di battaglia non ci fomenta per niente, anzi quasi ci sta un po' sul cazzo perché ci infastidiamo dalla sua debolezza rispetto ad altri shinigami del suo livello, Renji in realtà ci fomenta su cose ben più importanti, secondo me. Perché vi ripeto, la sua evoluzione e il suo passato che ci viene raccontato nella saga della Soul Society è per me una delle storyline più belle, più romantiche, ma romantiche intese proprio in termini eroistici. Renji trova il coraggio di andare contro tutto e tutti dopo il suo incontro con Ichigo. Era un personaggio che aveva perso il suo coraggio, che aveva perso la volontà di affilare le proprie zanne, come lui stesso ammette. Si è sempre sentito un cane randagio ai limiti del marciapiede, ai limiti della società, così sbagliata poi tra l'altro all'interno della Soul Society, che lo ha sempre allontanato. E lui ha perso nel suo percorso prima i suoi compagni, poi l'unico faro che aveva dato la luce in quel mondo così oscuro, e si è sentito perso. Ed Ichigo ha riacceso quella luce in lui, tant'è che Renji da quel momento lo seguirà ovunque. E il rapporto di amicizia con Ichigo, quell'amicizia rivalità ovviamente che è un po' il canone all'interno dei manga shonen in generale, è bellissimo. Il rapporto con Ichigo è bellissimo e lui diventerà davvero forse uno degli amici più importanti del protagonista, uno dei suoi compagni più grandi. Tra l'altro vorrei menzionare anche il bellissimo discorso che Renji fa nella saga del Loco Mundo prima di partire e dividersi all'interno di Lasnoges, cioè fa quel motto di guerra per fomentare tutti quanti, questo motto che finisce con questa frase bellissima: anche se il terreno sotto di noi dovesse cadere, noi torneremo qui di nuovo tutti insieme. Cioè, bello, ti fomenta, ti fa vedere anche quanto Renji ci tenga ai suoi compagni e quanto il coraggio di affrontare le ostilità più difficili nella vita insieme. Wow, è bello, è ovviamente un maestro, in un certo senso, Renji, di... come posso dire, come posso spiegarlo questo concetto? Secondo me Kubo e Renji ha voluto sempre dare la speranza che ci si può rialzare anche contro i nemici più difficili, si può sempre andare avanti, sempre. E ovviamente questa è una delle tematiche più importanti dell'opera.
Renji descrive, secondo me, una sfumatura molto importante di questa tematica. Ovviamente, facendo questo time skip, poi nella saga del Fullbring Renji tornerà con un nuovo capello ancora più fluente, vincerà il suo secondo scontro nella storia contro Jackie, semplicemente utilizzando la mano, quindi figuriamoci. Nonostante ciò, Renji andrà incontro poi con l'invasione dei Quincy a un momento importante, alla quasi morte del suo capitano durante lo sterminio della prima invasione del Van der Reich ai danni della Soul Society. Renji andrà con Rookie ad Ichigo sopra in allenamento alla Divisione Zero, e lì Renji dimostra di essere molto più preparato a un'evoluzione di potere rispetto ad Ichigo, tant'è che Nimaya lo accetta per il suo allenamento, mentre Ichigo viene ributtato giù, se vi ricordate, per scoprire le sue origini, perché Renji è effettivamente uno Shinigami, Ichigo non lo era. Quindi Renji andrà poi sotto protezione, sotto guida di Ichibei stesso, ragazzi, che riuscirà a fargli scoprire il vero nome della sua Zabkto, Zabimaru, e farlo evolvere. E ragazzi, Renji nella seconda stagione che abbiamo visto tornerà con un potere incredibile. Renji, dal pippone che c'era stato descritto per tutta la parte iniziale del manga, ritorna come uno dei Shinigami più forti del Gode 13. Perché sì. Un po' ci siamo incazzati in quello scontro perché Maskulin è probabilmente uno dei nemici più brutti di Bleach, è uno, a mio parere, dei nemici più brutti esteticamente, più brutti anche dal punto di vista della caratterizzazione del personaggio, è molto stereotipato, secondo me. È il classico nemico stupido di Bleach, che però, a differenza degli Espado, degli Arrancar, che avevano quelle caratteristiche alcuni, qui è un po' troppo fastidioso. E quindi in realtà godo che Renji lo abbia massacrato. Però Kubo cosa ha fatto? Di questo ne abbiamo già parlato poi l'estate scorsa, quando abbiamo per l'appunto analizzato le puntate. Per farci capire quanto Renji fosse diventato fortissimo, ci ha fatto vedere che il suo avversario era fortissimo, perché aveva massacrato di botte Ikkaku, Yumichika, Isagi e addirittura due capitani Vizard, Rose e Kensei. E da una parte ci siamo un po' incazzati perché per l'appunto i capitani Vizard sono stati proprio usati male in servizio della trama per farci capire quanto Renji fosse diventato veramente un cazzo di Shinigami fortissimo. È un livello capitano medio-alto in questo momento della storia nell'anime. E tra l'altro, quanto è bello, ragazzi, il nuovo Bankai di Renji. Zabimaru era sempre stata una Zabuctoon un po' poco amata nel fandom, nonostante sia fighissima, secondo me, perché è un serpente con le lame che ti taglia a distanza, insomma, è figa. Il Bankai era molto molto debole, non tanto per la forza, ma più per quanto fosse difficile utilizzarlo, era molto vulnerabile, insomma, non aveva un'efficacia estremamente forte in battaglia, dato che ha quasi perso tutti gli scontri dove ha tirato fuori questo serpente. Vabbè, sembra brutto detto così, però il Bankai, invece, quello nuovo, il Soho Zabimaru, al contrario di Hihyu Zabimaru, è un Bankai molto più efficiente, molto più figo esteticamente, perché la controparte scimmiesca e serpentesca della Zabuctoo di Zabimaru si equilibrano. C'è il braccio da babuino che ricopre con il pelo il corpo di Renji, e la lama seghettata che ricorda lo Shikai invece è molto più utile in battaglia, è molto più potente e pericolosa. Abbiamo per l'appunto la parte Orocho, che è quella con cui Renji brucerà letteralmente il suo avversario con il suo attacco più forte, che è questo cannone gigantesco di Reiatsu che incenerisce i propri avversari. In sintesi, Renji ci ha dimostrato di essere un guerriero fortissimo, che aveva bisogno di tanto tempo per allenare il proprio potere e che finalmente lo ha acquisito. Quindi è stato riscattato anche da questo punto di vista. Purtroppo la scena poteva essere ancora più importante se ci avessero dato contro un nemico più affascinante. Perché poi dopo di lui ci sarà Rukia vs Asnot, ci sarà Zaraki contro Granny. Scontro che poteva arrivare a quel punto di epicità se, secondo me, ci fosse stato un nemico un po' più all'altezza delle aspettative. Ecco, tutto qua. Però Renji, ragazzi, è tornato rispettabile dal punto di vista dei poteri. Adesso anche il fandom si è dovuto ricredere sulla sua forza, alla sua rivincita. Ma per poter parlare effettivamente della sua evoluzione più bella, del suo momento più alto, secondo me,
dobbiamo entrare nella parte spoiler, perché mi sto riferendo alla parte finale del manga che verrà adattata con la terza e quarta stagione. Quindi, se siete fermi all'anime, ragazzi, mi dispiace, ma il video finisce qui. 3, 2, 1, spoiler. Allora, a meno che non ci siano delle scene inedite di combattimento, Renji non avrà grandi scontri uno versus uno nelle prossime due stagioni anime, ma sarà protagonista di uno dei momenti, secondo me, più romantici della storia, perché Renji, quando Ichigo verrà completamente distrutto da Yuaba, sia fisicamente in battaglia, sia psicologicamente, dopo che Ichigo verrà completamente colto nell'oscurità per il divario di forza che c'era tra lui e il suo nemico, Renji sarà il compagno che letteralmente lo rialzerà in spalla e lo porterà a sconfiggere quel divario. E ragazzi, Ichigo era stato colui che aveva ridotto il divario tra Rugi e Renji, era stato colui che nel loro scontro era riuscito a far aprire gli occhi a Renji per capire che il cielo stellato non era poi un divario così grande, se si ha il coraggio di affrontare anche l'oscurità più grande. E guardate un po', Renji farà la stessa cosa con Ichigo nel momento finale, nella battaglia più oscura per il nostro protagonista. Wow, è una sorta di contrappasso positivo che Kubo utilizza sempre con maestria all'interno della sua opera, e quel dialogo tra Ichigo e Renji, sempre così molto violento anche in termini molto positivi, intendo con Renji che tira un cazzottone in testa a Ichigo, perché hanno questo modo anche di dimostrarsi affetto, insomma, è veramente molto bello. Renji prende Ichigo e lo porta verso il campo di battaglia per l'ultimo scontro, e lì Renji dice: tu sei stato il mio migliore amico, tu sei stato colui che mi ha salvato, tu sei stato colui che ha ridotto la distanza tra me e Rukia. Renji in un certo senso si dichiara, Ichigo. Finalmente Renji riesce a dichiarare l'amore che prova nei confronti di Ichigo per aver salvato, un amore ovviamente da intendersi come amicizia, ovviamente, come compagno di battaglia, per aver salvato la vita di Renji, per averla migliorata. E quindi Renji proverà per sempre un rispetto e un amore in amicizia nei confronti di Ichigo. E infatti poi l'ultimo scontro sarà proprio anche insieme a Renji, che purtroppo non riuscirà a fare molto, però magari con l'anime, la quarta stagione che verrà ampliata, chissà, forse anche il nostro Renji Ebarai avrà dei momenti di combattimento importanti. Detto ciò, è stata confermata poi sul finale della quarta stagione anche la novel We Do Not Always Love You, che cazzo si chiama, va bene, comunque incentrata sul matrimonio di Rukia e Renji. Bellissimo momento in cui Renji, per l'appunto, dovrà prepararsi per le nozze, chiamerà Ichigo per fare da sorta di testimone, se non sbaglio. C'è un momento anche molto imbarazzante, però allo stesso tempo molto carino, con Byakuya, perché Renji è molto imbarazzato a dover chiedere la mano della sorella del suo capitano, però Byakuya accetta con molto orgoglio invece Renji come marito di Rukia, per l'appunto. E il finale di Renji è estremamente bello, è un lieto fine, perché avrà letteralmente tutto ciò di cui lui desiderava, di cui aveva bisogno: sposerà la donna che ama, avrà una vita felice, amato dal proprio capitano, avrà ovviamente tutti i suoi compagni dalla sua parte, Ichigo in primis, e quindi è veramente un lieto fine che scalda il cuore, la storia di Renji, perché ce l'ha fatta, è nato come un cane randagio nel fango, nella povertà, nel dolore e nella morte, e invece arriva nella parte più luminosa del suo destino, no? Riesce a raggiungere i suoi obiettivi con grande difficoltà. E Renji è un cazzo di esempio, ecco. Renji è un personaggio che non ha mai mollato, nonostante tutte le sue ricadute nel corso della sua storia, è ovvio. E poi avrà un ruolo importante anche nel capitolo infernale, in cui verrà, per l'appunto, attaccato da Zaira Porro dagli inferi. C'è la sua bellissima Ichika, la figlia di Rukia e Renji, che tra l'altro, guardate un po' come l'ha chiamata, Ichika, cioè ovviamente un grande rimando al suo migliore amico Ichigo. E quindi, che dire, io non vedo l'ora, magari in futuro, di vedere il continuo della saga infernale per saperne ancora di più di Ichika, di Renji, di Rukia ormai adulti. E se ci pensate, purtroppo Renji l'unica cosa che secondo me meritava era diventare capitano, perché è un tenente troppo forte per essere un tenente adesso. Però c'è ancora Byakuya, e questo secondo me va a riflettere ancora il discorso che vi ho fatto sempre. Secondo me Byakuya
Nei piani iniziali di Cubo doveva morire e quindi Reggie sarebbe poi dovuto diventare il capitano della Sesta Brigata. Però va bene così, era solo un mio appunto. Sarebbe bello vedere Reggie capitano un giorno. Detto ciò, spero che questo video analisi vi sia piaciuto, spero che il personaggio di Reggie sotto questo punto di vista vi sia piaciuto e fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate di questo personaggio, vi piace, non vi piace, se ha avuto il suo momento di gloria, se si è riscattato dal fattore Yamka che avevamo visto all'inizio del video, fatemi sapere tutto ciò che ne pensate e noi ci vediamo al prossimo appuntamento sulla rubrica dell'analisi dei personaggi di Bleach qui su Soul Society Italia. Ciao ragazzi, iscrivetevi al canale. Un bacio.